Grazie.
di osservazione, come migliaia di raggi che tornano verso il sole, come milioni di raggi che tornano su un gigantesco istrice. Ecco, la nostra realtà è un istrice e ognuno ci chiama dentro credendo di essere l'unico, il suo personale ago, mirando con precisione assoluta al proprio punto. Credendo solo in esso, un aspetto esclusivo della propria visione di realtà. Allora, sono arrivate le parole, tu come funziona? Ciao. Ciao cosa? Per favore, non dire fesserie. Dimmi invece cosa accidenti hai sentito in quel tubo. Davide e Golia? No. La storia del Mar Rosso del Faraone? No. Forse era Caino ad Abele? Sì, era quando Caino fosse il fratello di Abele. Non devi indovinare, devi dire solo quello che hai sentito. E se non hai sentito niente, devi dire non ho sentito niente. Non ho sentito niente. Niente? Quasi niente. Quasi niente o niente? Niente. Non è possibile, accidenti, non è possibile, non può sparire così. Da qualche parte deve pure andare a finire. Non può restare lì, litri di parole e vedertele sparire così, sotto gli occhi. E chi se la vive tutta quella voce? Ci deve essere un errore. C'è un errore, chiaro. Da qualche parte sbagliamo. Forse ci vorrebbe un tubo più piccolo. O forse bisognerebbe mettere la pendenza. Quella è capace di fermarsi proprio a metà del tubo. A metà del tubo quella si ferma. Galleggia con l'aria, si mescola e si posa sul fondo del tubo. Magari c'è un buco nel tubo. Un buco nel tubo? Magari. Thank you.
Lì, così pensava tutta la città, viveva lì dei brusi. E parlare del quartiere di Scherzhauserfeld non significava altro che parlare di delinquenti, o più esattamente di galeotti e di alcolizzati. Si parlava insomma di galeotti e alcolizzati. Tutta la città girava al largo dal quartiere di Scherzhauserfeld e provenire dal quartiere di Scherzhauserfeld significava solo la condanna a morte. Definito il ghetto di delinquenti, il quartiere di Scherzhauserfeld era sempre stato l'unico quartiere che poteva fare arrivare nel resto della città soltanto la delinquenza. E se uno arrivava dal quartiere di Scherzhauserfeld, questo significava solo che in città stava arrivando un delinquente. Gli stessi abitanti del quartiere di Scherzhauserfeld, che erano sempre stati gente pericolosa, dopo decenni di accuse e calunnie, si erano ormai convinti anche loro di essere veramente una masnada di delinquenti. Di Scherzhauserfeld! Allora bisognerebbe scrivere svendo tutto. Non sarà ancora possibile scriverlo. Sai, ci sono delle date precise per le svendite. Allora non lo devono scrivere. Adesso entro. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Cosa desiderano? Vorrei... un ippopotamo. Un ippopotamo? Sì, un bel ippopotamo. Perché? Non ne avete? Beh, mi sembra evidente. No. Peccato. Allora vorrei una scrivania embraica. Ma mi stai prendendo in giro? Non credi che questo è un negozio di confezioni? Mi pareva infatti. Ma allora, perché scrivete vendo tutto? Se vendete tutto, ma proprio tutto, dovreste vendere anche ippopotami o scrivania embraica o ascensori. È ovvio che vendo tutto di quello che vendo, cioè di quello che ho in negozio. Allora, se vende solo quello che c'è in negozio, vorrei quel lampadario, quella sedia e anche lo specchio. Quello che c'è in negozio, me lo è arredamento e i miei oggetti personali. Insomma, vendo solo i vestiti che sono esposti. Ma allora, è lei che mi prende in giro. Se bisogna scrivere vendo tutto, se poi vuole vendere solo gli abiti? Vendo tutto, tutti gli abiti. E c'è bisogno di specificarlo allora. È ovvio che li venderebbe volentieri tutti gli abiti, ci mancherebbe altro. Se ne immagina? Vorrei quella tacca. No, quella no, non la vendo. Allora quest'altra. No, non voglio vendere neanche quella, sa? Mi ha pensato. Ma se vuole le posso vendere questa grigia. Lei è un buffone di Scherzhauserfeld. Di Scherzhauserfeld. E questo negozio dove non si vende quasi niente, bisognerebbe chiuderlo. E tiri via quel cartello, imbroglione. Arrivederci. 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 L'altro giorno, o forse questa notte, ho sognato un mondo speciale, fatto tutto di gelato. Ho scalato montagne gelatose, ho percorso un tunnel di cioccolato attraverso cono di vaniglia e ho fatto colazione nel cornetto alpino, per scendere poi nella pianura banana. Ho consumato uno spuntino sul fiume del potere che sfocia nel mare del sapere e ho corso per i prati della giustizia, poi il terremoto e poi il vuoto. Il vuoto, nero come nero l'inchiostro dello scriba e profondo come un pozzo senza fondo. Ero in campagna dalla mia bisnonna. Ero in cortile e stavo giocando con un ragazzo dalla testa di legno quando ho sentito un urlo. Sono corso sulla strada ed ho visto centinaia di persone distese sull'asfalto e in fondo alla strada una nuvola di polvere da cui emergeva una signora con al guinzaglio un leone. La vecchia si avvicinava a me e il leone le è sfuggito di mano. In vacanza, una notte, mi ritrovai a scuola, seduta sul mio banco, ma la classe era vuota, deserta. D'un tratto, tutti i miei compagni comparvero, seduti ai propri posti. Entrò in classe la professoressa ed iniziò la lezione. Improvvisamente si alzò ed uscì. Rientrò in classe con un contenitore pieno di cioccolata che distribuì a tutti.
Era un sogno premonitore. La professoressa, infatti, era assente e mia madre mi proibì di mangiare cioccolato per un mese. Avevo 10 anni e 3 mesi. Ho sognato che ero sotto al freddo. Mi sentivo un pinguino. Su di una panca e nel buio vedevo una persona. Non mi ricordo chi fosse, ma portava sulle spalle un sacco pieno di caramelle e me lo offriva. Io non le prendevo perché avevo paura, ma questo insisteva. Prendi, prendi, prendi! Mi svegliai di scatto e sentì mia madre che diceva al fratello. Prendi, prendi, prendi il telecomando! Thank you.
quanto nobile da corsa, col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti da light esplosivo. Un'automobile urgente che sembra correre su un traglia. È più bella della vittoria di Sergio. È questo il nome dell'automobile? Certo, che cosa crede che sia? Mi scusi, l'ho bagnato dai neo. Vede come suona forte? Ma non parli come si legge. O viceversa, per usare il passato prossimo. È l'impressione dell'automobile per prendere lezioni di grammatica? No, signora, mille grazie. Sono venuto per comprare dell'automobile. Al metro? No, la Formentera. Sì, ma un automobile o una automobile? Entrambe, per avere la coppia. Non mi piace, direi. Grazie, apri il buone narici, è meglio che avere soltanto binari. Ecco il nostro primo modello, per arrivare a 15 cubi di scarpamento. Annuso, che posso aggiungere? Anche un quarto. Signore, mi rende il mio naso, non posso più soffiarmelo. Non la credevo così romantica. Tutto è finito tra noi. In che stato le mie povere narici? Me le ha tutte sviscerate. La compro. Voglio la coppia. Le presento questa giovane vettura bionda, vengonata, ottimo odore, grazie. Farò io stesso l'auto maschio. Allora accenda i miei fari e sposiamoci su. Chi sei tu, boh? O sì, tu qualche altro nome? E che è un nome? To be or not to be? Quella che noi chiamiamo Rosa? Oh, spazzatura. Anche con un altro nome avrebbe il suo dolce, disgustoso, profumo, olezzo. Così il tubo, che anche se non si chiamasse tubo, conoscerebbe la bella perfezione che possiede al fuori di ogni nome. Tubo, 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 poiché non ti è nulla il tuo nome, buttalo via e prendi in cambio loro. Thank you.
Mi hanno applaudito. Adesso se ne pentono. Hanno tacito e mi hanno vilipeso. Adesso se ne pentono. Siamo sempre in anticipo su noi stessi. E non sappiamo mai. Il nostro stato mentale è imprevedibile. Siamo tutto in energia. Esattamente nel mezzo c'è il punto dove prima o poi andremo sicuramente. Tutto il resto sono affermazioni ottuse. Abbiamo preso le mosse del teatro nel vero senso della parola. Il teatro è natura in sé. E sulla scena di questa natura, in quanto teatro in sé, si muovono gli uomini, combattori dai quali non c'è più molto da aspettarsi. Thank you.